Ieri si è verificata un'importante interruzione della fornitura idrica nella zona del centro storico di Monterosso al Mare, un incidente che ha comportato un abbassamento significativo dei livelli dei serbatoi, una situazione che ha spinto il comune di Monterosso a chiedere un incontro urgente con la prefettura, Acamenele e le altre amministrazioni. Ce ne parla Jacopo Cidale. Sindaco, sono ore difficili nel suo paese a Monterosso. Da ore state infatti fronteggiando l'emergenza legata alla mancanza d'acqua. Eh sì, purtroppo sono ormai 24 ore che stiamo affrontando questa criticità, oramai da circa le 18 di ieri pomeriggio. Noi siamo stati avvisati da ACAM solamente alle 17 e con brevissimo preavviso siamo venuti a sapere che da lì a poco sarebbe mancata l'acqua in tutto il centro storico del paese. Domani abbiamo chiesto con urgenza una riunione in prefettura, la presenza del prefetto, dei dirigenti di ACAM e di Enel per capire quali siano le reali responsabilità di quanto accaduto. ACAM ci dice che ieri Enel avrebbe sospeso l'erogazione dell'energia elettrica nel comune di Levanto. Questo avrebbe causato il fermo impianti dell'impianto di sollevamento, di pompaggio dell'acqua sulle nostre cisterne. Questo sarebbe successo dalle 9 alle 14 di ieri. Sono state ore molto critiche perché sono ore di massimo emungimento della risorsa idrica dell'acquedotto. Questo ha fatto sì che i nostri e le nostre vasche si siano quasi completamente svuotate, e nonostante nel primo pomeriggio di ieri l'impianto di sollevamento, l'impianto di pompaggio abbia ripreso correttamente il suo esercizio, non si riesce comunque a riraggiungere il minimo per avere il margine per consentire una erogazione continua e senza sospensione della risorsa. Sembrava che tutto fosse risolto durante la notte, invece oggi pomeriggio torniamo ad avere questo problema. Il paese quindi rimane senza acqua dalle 14 sino alla domattina, alle 7, alle 8 di domattina per quanto riguarda l'abitato di Figina, e dalla notte di oggi sempre sino alle 7 di domattina per il centro storico. Io ho inteso aprire il COC, il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, proprio per avere tutti gli strumenti per fronteggiare un'eventuale criticità anche in termini di ordine pubblico e di salute pubblica, perché questo, ahimè, si parla, di questo si parla in ragione del fatto che abbiamo dalle 3 alle 5.000 persone, ospiti, che pernottano sul nostro territorio comunale, senza contare i transiti giornalieri che stimiamo intorno alle 10-12.000 persone.